avanti con la nostra scaletta, ancora parlando di spettacoli. Un passo indietro ai festeggiamenti per i 10 anni del Galata Museo del Mare. Tra i protagonisti il gruppo musicale degli Ars Populi, Bianca Scartezzini. Iniziamo il nostro tour da Genova, questo è il Museo Galata, il mare. Questo è il luogo simbolo per noi, perché da qui si imbarcavano i calabresi per l'America. Quindi questo viaggio misterioso, il viaggio di Ulisse, in cui si andava a cercare la propria fortuna. E noi ci imbarchiamo idealmente da qua. Ed è in Calabria che proseguirà con 7 date il toccante tour degli Ars Populi dal 23 al 31 agosto. Da Gerace a Filadelfia, da Taverna a Guardia Piemontese. Ci imbarchiamo idealmente da qua per poi proseguire verso la Calabria, dove troveremo e riporteremo a casa i nostri poeti, i poeti che abbiamo musicato, che Ars Populi ha musicato, e là cercheremo di trovare la nostra intimità e di portare quello che noi abbiamo scoperto attraverso le parole dialettali, perché noi cantiamo in dialetto, dei nostri poeti calabresi. Un programma di spettacoli che prevede anche un progetto ambizioso, la realizzazione da parte di Ars Populi di un documentario A strada e casa, La strada di casa, proprio per riportare i poeti calabresi raccontati in un CD nel cuore della loro regione. Iniziativa patrocinata dalla Regione Calabria e dall'Università di Genova. Come descriveresti le vostre sonorità? Noi ci definiamo un guardaroba di sperimentazione musicale. Cioè noi rivestiamo con il nostro vissuto, perché tutti veniamo dal mondo della musica classica, quindi con studi accademici, ma ci siamo divertiti a riscoprire anche i nostri modelli improvvisativi, e cioè trasferiamo tutto ciò che abbiamo imparato vivendo e suonando soprattutto in tutto il mondo